Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video, in questo Autumn Book Tag per concludere il primo anno di questi book tag, di questa serie di book tag dedicati alle stagioni. Vedremo un po' se rinnovare anche per il 2020-2021, vediamo un pochino. Intanto, per inaugurare l'inizio dell'autunno 2020, rispondiamo a queste domande. Prima, Pumpkin Kipi, scusate la pronuncia, non so come si dica, dovrebbe essere tipo una torta fatta con le zucche, insomma. Quindi chiede un libro che sia dolce come una Pumpkin Pie. Mi sento di rispondere a questa domanda con Colpa delle stelle di John Green. Nonostante la tristezza infinita, di questo libro e del film, dall'altro lato può risultare dolce. Infatti, dietro la malattia, dietro la tristezza di questi due ragazzi protagonisti di Colpa delle stelle, c'è un sacco di affetto e un sacco di amore, quindi dolcini, dolcini. Poi seconda, Hot Chocolate, il libro più bollente, più hot che avete mai letto. Non posso non rispondere con Nevernight di J. Christophe. Questo libro, oltre che essere caratterizzato da guerra, violenza, botte e sangue, è caratterizzato anche da tanto sesso, oltre che amore, ovviamente. Questo è il primo, però anche il secondo e il terzo non sono da meno. Terza domanda, Halloween, un libro che hai letto e ti mette paura solo a pensarci. Posso rispondere con due libri. Il primo è I Custodi di Slate House di David Mitchell, però c'è un altro che lo batte, perché sì, mi fa un po' l'ansia questo libro, però effettivamente c'è un altro che me ne mette ancora di più. Cioè L'ombra dello scorpione di Stephen King. Tra l'altro ho saputo che a breve uscirà anche la serie TV, io non lo sapevo, quindi ora bisogna rileggere L'ombra dello scorpione entro dicembre, perché a dicembre uscirà la serie TV che io non sapevo esistesse, quindi dovrebbe essere un modo, una scusante per rileggere L'ombra dello scorpione. 4. Fog, un libro che ti mette ansia come una giornata di nebbia. Vi ho detto infatti poc'anzi che I Custodi di Slate House mi mette un sacco di ansia. Però giusto per cambiare risposta vi rispondo a questa domanda con Il silenzio del ghiaccio di Tess Gerritsen, che è tipo l'ansia fino ai capelli proprio. Raga, vi lascio il book talk sulle schede così potete vedere che ansia mette. Poi, a quale ne siamo arrivati? Non mi ricordo che numero, perché qui non sono contrassegnati. Good. Hot Tea, un libro che sia confortante come una tazza di tè caldo. Beh, ci sono tanti libri con cui poter rispondere a questa domanda, a partire da Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games. Sono tutti posti per me invitanti e confortanti, sono tutti dei posti sicuri. Però per non cadere nel banale, credo che siano dei rifugi confortanti un po' per tutti. Quindi mi sento di rispondere con un libro che non fa parte, diciamo, di questi grandi libri che sono un po' per tutti una casa, con I Perversum Next di Cecilia Randall. E non ho mai letto la trilogia principale, però necessito di farlo. Ho letto solo la seconda trilogia. E per me è un po' confortante e bello sempre tornare nel mondo di Eperversum. Poi Chestnut, credo si pronunci così, un libro gustoso come le castagne. Possono dirlo adesso, ma Let It Snow di John Green, Maureen Johnson e Lauren Miracle. Mi mette sempre un po' fame, ma pensare al Natale, in particolare alla vigilia, a quanto si possa mangiare esagerando proprio. E quindi mi mette sempre un po' fame e mi sembra un libro ben gustoso. Rain, un libro che ti fa piangere ogni volta come se fosse la prima. Rispondo a questa domanda con La lettera di Catherine Hughes. Credo sia un libro che fa piangere sempre e comunque. Io penso che se dovessi mai rileggerlo, piangerò come la prima volta, perché dietro la lettera c'è una storia d'amore
molto bella, molto intensa e anche io vorrei vivere una storia d'amore come i due protagonisti della lettera e è molto emozionante. Ultima domanda, Fire, un libro che non vedi l'ora di leggere davanti al camino. Rispondo a questa domanda con Il Trono di Ghiaccio di Sarah J. Maas. Sebbene sì, finalmente l'ho comprato, vi farò vedere tutto nel vlog che uscirà giovedì se tutto va bene. Non vedo l'ora di leggerlo, io adoro troppissimo, spero che non mi deluda perché sì, cioè io ho delle aspettative troppo alte su questo libro, perché non ho sentito parlare troppo bene tranne da Ilenia Zodiaco, che lei smonta tutti i libri che io leggo, e quindi speriamo bene, insomma. Niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!